Bentrovati telespettatori con una nuova edizione del telegiornale del Veneto orientale. In apertura la cronaca ci torna, si apre appunto il telegiornale con la notizia della scomparsa di un capofamiglia, un uomo che aveva dato la vita per il lavoro e per la sua stessa famiglia mentre era con il suo furgoncino. Avevamo parlato proprio ieri di quell'incidente che ha visto coinvolto un uomo di Eraclea che appunto lavorava a Ponte Crepaldo. Sentiamo i servizi d'apertura del telegiornale. La notizia della tragica scomparsa di Bonfiglio Burato è giunta a Eraclea e Ponte Crepaldo, luogo dell'attuale residenza, nel primo pomeriggio di ieri, sollevando segni di autentico cordoglio e affettuoso ricordo. Bonfiglio Burato aveva 67 anni, era un artigiano che aveva speso la vita lavorando come meccanico e carrozziere. Era un gran lavoratore, ha detto il vice sindaco Graziano Teso, che abita in via Cabianca, a due passi dalla sua officina meccanica. Una persona buona di cui non si può dire altro che bene. Arrivato da Valcasoni, l'uomo aveva dapprima iniziato a lavorare in un'officina ai piedi della rampa di Via Piave, poi si era trasferito a Ponte Crepaldo, nell'officina di Via Cabianca. Si era sposato con Luigina Babbo, da cui aveva avuto due figlie, la prima Luana, 42 anni, coniugata con un albergatore isolano Alberto Manzini, che gli ha dato due nipotini, una bimba e un bimbo, per cui stravedeva. Poi era arrivata la figlia più piccola, Eleonora, 24 anni, ancora da sposare. La sua è stata una vita di lavoro e amore per la famiglia, di cui la grande stima che tutto il paese nutriva per questo artigiano. Gran lavoratore, mai una volta che abbia sgarrato di lui si può dire che ha potuto solo godersi la famiglia, ma non la vita per aver tanto lavorato. E questo è l'unanime ricordo della gente di Eraclea e Ponte Crepaldo nell'indicare la perdita di una persona per bene. Dal litorale di Eraclea, quello di Caorle, dove è stata trovata una bomba della Seconda Guerra Mondiale, restituita quindi dal mare, apprensione tra i bagnanti, sono intervenuti poi i carabinieri e hanno messo in sicurezza il litorale. Sentiamo. A un certo punto dalla sabbia è spuntato quell'ananas risalente alla Seconda Guerra Mondiale e il pomeriggio in spiaggia a Porto Santa Margherita di Caorle si è concluso per i bagnanti in modo decisamente insolito. Il fuoriprogramma verso le 18 di ieri a Porto Santa Margherita in corrispondenza dei bagni Margherita e dello stabilimento Prima Baia. Una delle persone che stava affollando l'arenile, infatti, d'improvviso si è imbattuta in un residuato bellico, evidentemente portato verso la riva dal mare, mosso dei giorni precedenti. E a quel punto della questione sono stati subito avvertiti i bagnini, che a loro volta hanno allertato i carabinieri. Intervenuti sul posto, hanno quindi cinturato la zona in cui è stata individuata la granata, poi raccolta e posizionata in un secchiello. Nessuno si è potuto avvicinare al luogo in cui erano in corso le operazioni. Non si tratta comunque di una novità per le spiagge veneziane. Ogni anno a macchia di leopardo spuntano dalla sabbia o dall'acqua testimonianze della Seconda Guerra Mondiale. Della vicenda da protocollo sarà informata quindi la prefettura. Tutto si è comunque svolto senza alcun pericolo per i bagnanti. Da Caorle a Jesolo parliamo di marijuana perché la polizia ha scoperto un giovane incensurato che aveva a che fare con la marijuana. Da lì poi, attraverso WhatsApp, il social che appunto ormai molti hanno nei propri smartphone, si è scoperto che coinvolto era anche un amico. Sentite. Si stava dirigendo verso una zona fitta di vegetazione con una tanica in mano, un comportamento sospetto che ha messo subito in allerta gli agenti della squadra volante di Jesolo in servizio di monitoraggio nelle vicinanze di via Marzenego. Il comportamento del giovane, del tutto inusuale, ha spinto gli uomini in divisa a seguirlo a piedi per non dare nell'occhio. Dopo aver svoltato a destra e percorso una decina di metri, il sospetto si è quindi fermato in corrispondenza di una recinzione frangivento con finte foglie in plastica a camuffarla. Il primo timore, poi appurato, è stato quello di trovarsi di fronte a una serra per la coltivazione di marijuana. Ecco perché i poliziotti hanno subito chiesto l'ausilio della sala operativa. Giunta sul posto una seconda volante, gli agenti hanno avuto conferma dei propri sospetti, trovandosi di fronte ad un vivaio artigianale, teli di nylon per permettere alla luce di filtrare teli oscurati, sacchi di terriccio e nove piante di marijuana in vaso. Il giovane che si trovava all'interno, poi identificato per DA, un 26enne jesolano incensurato, non ha potuto far altro che confermare di aver coltivato le piante con un amico, del quale non voleva però fare il nome. E a questo punto gli agenti hanno deciso di sequestrargli il cellulare controllando la rubrica degli ultimi contatti.
Nella fattispecie, fra le 11.11 e le 12.10, aveva intrattenuto una conversazione con quello che è risultato sin da subito il suo complice, con il quale si era accordato per l'innaffiatura delle piante. Analizzando nel dettaglio la cronologia delle conversazioni intrattenute dai due, i poliziotti hanno capito che la mente fosse proprio la persona celata dietro il nickname utilizzato su WhatsApp, la quale impartiva molto frequentemente precisi ordini sulla quantità d'acqua, gli orari e la frequenza di innaffiatura. Messo di fronte all'evidenza, il 26enne si è trovato costretto a rivelare l'identità del complice, AH, 21enne jesolano, anche agli incensurato. Immediate sono partite le operazioni di perquisizione nell'abitazione. In casa del 26enne gli agenti hanno trovato una minima dose di marijuana, nonché germogli e un tappetino elettrico riscaldante. Poi i controlli si sono spostati nella dimora del complice, che sin dal principio si è dimostrato collaborativo, consegnando un bilancino di precisione e bustine trasparenti a chiusura ermetica. Le chat di WhatsApp, la quantità di stupefacente lavorato, ritenuto e quello coltivato, le strutture utilizzate e il materiale per la pesatura rinvenuto hanno lasciato pochi dubbi agli uomini delle volanti sulle destinazioni della Maria. Ecco perché per entrambi sono scattate le manette per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il PM, considerando l'incensuratezza dei due giovani, ha disposto che rimanessero ai domiciliari fino all'udienza di convalida, dove sono stati condannati a 8 e 10 mesi di reclusione, usufruendo poi della sospensione condizionale della pena. Da Jesolo a Bibione parliamo invece di una mamma che non si era piegata da un ictus che da qualche anno l'aveva inevitabilmente debilitata. Poi la malattia l'ha strappata, gli effetti più chiari, si è spenta a 54 anni. Carla Cordani, imprenditrice di Bibione, mamma di Ludovica e Vittorio, titolare della mega di Pertegada, attiva nel commercio di materiale per l'edilizia. Carla Cordani si era distinta per la sua bontà d'animo. Qualche anno fa era stata colpita da un ictus, ma la bibionese continuava con coraggio la sua vita grazie anche all'affetto dei suoi familiari. Da qualche settimana era ricoverata in ospedale e poi purtroppo il quadro è peggiorato. Lascia i figli, la mamma Santina, le sorelle Elisa e Cristina, il genero Simone e tre nipoti. Proprio domani, venerdì, sarà celebrato il funerale nella chiesa di Bibione alle 16. E parliamo adesso di donazione di organi. Nel Veneto orientale sono in aumento proprio le donazioni, tutto questo fa ben sperare. Sentiamo. Nel Veneto orientale la solidarietà e la cultura del donare sono valori di pregio. Sempre più persone iscritte alla AIDO o attraverso dichiarazione esprimono la propria volontà di donare organi quando a loro non serviranno più. Tutto questo è il frutto di un lungo lavoro coordinato dal centro trapianti con il mondo del volontariato, comuni, scuole del territorio e operatori sanitari. Oggi i farmaci e le nuove tecnologie ci aiutano molto nel controllo delle patologie, ha spiegato il responsabile del coordinamento ospedaliero dei trapianti della US10, dottor Fabio Tofoletto. Ma ancora non vi è la possibilità di riprodurre in laboratorio organi che non funzionano più, quindi per permettere ad una persona di continuare a vivere, a vedere, a camminare, devono essere sostituiti con organi donati. Prendersi cura degli utenti significa prendersi in carico anche pazienti che non hanno prospettive risolvibili e contribuire a diffondere la cultura della donazione di tessuti e organi. Nell'ambito della US10 la sensibilità su questo fronte è in aumento. Nel 2015 le donazioni di tessuti e di organi sono state 44, nei primi 7 mesi dell'anno invece le donazioni hanno già raggiunto quota 51. L'ultimo esempio tangibile è di questi giorni all'ospedale di San Donà, con un donatore che ha permesso a 6 persone di poter ricevere organi e tessuti che consentiranno la ripresa delle funzioni vitali. L'equipe del coordinamento ospedaliero trapianti, insieme al personale del centro regionale dei trapianti, ha lavorato ininterrottamente 6 ore per consentire la donazione di fegato, cornee, reni e pancreas, subito inviati in varie strutture del nord Italia per il trapianto. Nel Veneto orientale sono 115 le persone in attesa di ricevere un organo, mentre 325 sono i trapiantati. Tra essi spiccano 15 trapianti di cuore, 75 di rene, 30 di fegato. Inoltre sono 121 le persone che hanno effettuato un trapianto di cornee. Ogni anno sono circa 250 i cittadini di questo ambito territoriale che necessitano di nuovi tessuti, in particolare in ambito ortopedico. In primo luogo vanno ringraziati tutti quei donatori che hanno saputo trasformare un triste evento familiare in un gesto di generosità e di altruismo che consente di migliorare lo stato di salute ad altre persone, ha spiegato Carlo Bramezza. La richiesta di organi è elevata e c'è ancora tanto lavoro da fare. Nel Veneto orientale siamo sulla strada giusta. Invito tutti a continuare in questo percorso virtuoso che permetterà a tante persone di vivere o comunque di avere una vita migliore.
A Oderzo invece cambia la segnaletica, finalmente qualcuno dirà, per un passaggio pedonale nei pressi del sottopasso che aveva messo dell'attraversamento appunto del Brandolini, che aveva messo tanta pressione non solo tra i residenti. Ebbene, ci sono stati anche dei purtroppo incidenti tragici. Ora tutto è cambiato, sentite. Più sicurezza al passaggio pedonale davanti all'Istituto Brandolini e al quartiere omonimo. È stata rifatta la segnaletica con un nuovo grande cartellone luminoso che migliora la visibilità sulle strisce. Un intervento davvero necessario, considerato che in questo punto sono avvenuti ben due incidenti mortali a distanza di circa un anno l'uno dall'altro. In questo punto ha trovato la morte Ennio Squararotti, falciato mentre stava attraversando le strisce in una sera di novembre dell'anno scorso, mentre nel dicembre del 2014 a morire investita da un'auto fu Francesca Piasentin, che abitava nei pressi. Al momento degli incidenti, più di uno pitergino sollevò perplessità sulla adeguatezza del passaggio pedonale e della illuminazione, specie per coloro che arrivavano dal sottopasso da Oderzo in direzione Treviso. Complice l'oscurità notturna, la presenza dell'attraversamento pedonale poteva non essere quindi percepito. Adesso, con questo adeguamento, le cose sono notevolmente migliorate. Il nuovo cartello luminoso, sospeso in alto, indica il passaggio, riflette la luce, consentendo soprattutto di sera che le strisce pedonali siano subito ben visibili, sia per chi arriva dal sottopasso che per coloro che giungono dalla direzione opposta, quella della rotatoria di Trepiere. Posto che la velocità moderata in questo tratto è d'obbligo, la nuova sistemazione consente di dare maggiore sicurezza sia alle centinaia di giovani che frequentano il Brandolini che a tutte quelle famiglie che abitano nel quartiere. Da ricordare come entrambe le persone travolte stessero attraversando sulle strisce. Ennio Squararotti, noto barista pitergino, stava andando a casa conducendo la bici a mano. Francesca Piasentin, a piedi, aveva attraversato il primo passaggio e si trovava sulle strisce seconde, se proprio verso il quartiere. Il comune ora è corso ai ripari. Dalla viabilità di Oderzo a quella di Motta, perché spunta un rondò due anni dopo i lavori per il nuovo ingresso al centro commerciale Sant'Antonino. Comune e supermercato d'Espara hanno infatti firmato l'accordo. Nel parcheggio del parco commerciale di fronte al nuovo innesto per Viale Aldo Moro verrà realizzato infatti un rondò a carico del supermercato. Il comune ha riconosciuto l'intervento come utile e opportuno per favorire una maggiore sicurezza della viabilità urbana, riporta la delibera. I lavori avranno inizio entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo e il cantiere avrà una durata massima di 6 mesi. L'accordo prevede che le opere da realizzare comportino anche la riduzione delle superfici destinate a parcheggio per 112,5 metri quadrati. E ora parliamo invece del consorzio del turismo, ci sono i primi passi. Aldo Curtarelli ha sentito proprio Ferrarelli del consorzio. Antonio Ferrarelli, presidente del distretto del turismo della Venezia orientale. Beh, il distretto del turismo sta facendo i primi passi, come sta andando? Sta andando bene perché abbiamo riscontro nelle attività che abbiamo iniziato. Stiamo facendoci conoscere e stiamo gettando le basi per poter partire con la nuova stagione. Lo scopo del distretto del turismo è quello di portare nel territorio dei turisti nuovi, non quelli soliti, abituali, che sono già tanti, ma altri turisti che vengano a vedere le altre meraviglie del territorio. E per far questo stiamo programmando una serie di attività che a livello imprenditoriale favoriscano questo afflusso importante di turisti. Però c'è una realtà di fatto, PSL, Distretto del Commercio, Distretto del Turismo, un po' tutta una serie di enti comunali, sovracomunali, eccetera, che stanno facendo forse la stessa cosa. Qual è stata la sua impressione adesso che è presidente del Distretto del Turismo? Io ho apprezzato due cose. Una, le grandi idee che circolano, la grande volontà che c'è da parte di tutti di riuscire a promuovere il territorio. La seconda, la grande disponibilità delle amministrazioni comunali a dialogare tra di loro, a uscire dai campanili e favorire non solo che gli imprenditori di paesi e di luoghi diversi si mettano insieme a favore del territorio, ma anche le stesse amministrazioni lavorino a favore del territorio. A questo punto, che ci siano tanti soggetti che collaborino tra di loro, questo è importante, che ci siano tanti soggetti che abbiano idee, è solo che un vantaggio per il territorio, perché le amministrazioni le sanno tenere insieme e le sanno far lavorare insieme. Lo diciamo in dialetto, un can con tanti paroni è il more da fame.
Ma non è così, perché dopo canno magna can, quindi tutti vogliono mangiare e tutti vogliono vivere, e l'avvento del turismo nuovo e diverso su questo territorio è importantissimo. Noi siamo convinti come distretto di turismo, e stiamo lavorando in particolare su un settore che gli altri non stanno sviluppando, cioè quello culturale. Siamo dell'idea che per favorire un allungamento della stagione balneare e favorire l'afflusso di persone che non sono mai venute sul territorio, occorre sviluppare mostre, iniziative culturali che sono vive tutto l'anno. Sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Meulo i 5 responsabili che oltre un mese fa a Quarto d'Altino avevano utilizzato una vernice spray imbrattando i muri del comune e un'autovettura privata. Si tratta di ragazzi ventenni di varie origini, italiani, rumeni e ucraini, tutti maschi, che la sera del 19 luglio scorso si sono resi responsabili di questi atti. A seguito dell'attività investigativa avviata dai militari proprio della stazione di Meulo, con l'aiuto poi delle testimonianze e di vari riconoscimenti fotografici, i 5 sono stati individuati e trovati poi anche in possesso di bombolette spray. Alcuni di essi hanno dei pregiudizi penali per reati simili, adesso dovranno rispondere del reato di imbrattamento e deturpamento di cose altrui in concorso davanti all'autorità giudiziaria veneziana. Andiamo a Bibione, torniamo a Bibione perché stasera c'è il grande festival show con i big della musica in piazzale Zenit. Torna a Bibione il più grande spettacolo pop gratuito ideato da Roberto Zanella, editore del Polo Radiofonico che fa capo a Radio Birichina e Radio Belemonella. Il comune di San Michele a Tagliamento ha accolto con rinnovato entusiasmo un appuntamento come il Festival Show, occasione imperdibile di divertimento per i turisti di Bibione, in un contesto di spiaggia e natura unico, davvero capaci di regalare un'emozione esclusiva per una vacanza da sogno tra sport e relax. Festival Show approda dunque in piazzale Zenit in questa serata alle 21 per un evento in cui saliranno sul palcoscenico i migliori nomi della musica italiana. Dopo i successi di Udine, Padova e Brescia, è il primo dei 3 appuntamenti al mare per Festival Show, ha spiegato Paolo Baruzzo, da sempre a capo dell'evento. È un particolare per Bibione e riteniamo di aver organizzato un cast artistico veramente di alto profilo. Il più importante di sempre in questa località che con grande entusiasmo attende l'evento musicale principale della stagione. Il pubblico delle grandi occasioni è atteso dunque in piazzale Zenit, che è già stato allestito dell'imponente palcoscenico. Non si può dire che ci sia attesa per un artista in particolare, perché il panel è talmente trasversale che tutti raggiungeranno la grande piazza in riva al mare per ascoltare il proprio idolo. Sul palco quindi saliranno Amy Schilla, The Colors, Zero Assoluto, Patti Pravo, Baby K, Neri per Caso, Chiara Crispo, Irene Fornaciari, Paolo Simoni e Joan Tiele. Condurrà la serata Adriana Volpe, affiancata ovviamente da Paolo Baruzzo. Vinicio Scortegagna ci propone uno scatto dal territorio. C'è fotoreporter. Si ferma qui il telegiornale del Veneto Orientale, grazie ancora per averci scelti, buon proseguimento con i nostri programmi, ci ritroviamo come sempre nella prossima edizione, a risentirci.